ci preoccupa il futuro dello stabilimento, perché se l'equazione fosse in ogni occasione di crisi si manda via la gente invece di trovare soluzioni alternative, più mercato, il mercato del fotovoltaico c'è, troviamo il modo di vendere. Ancora nessuna buona notizia sui licenziamenti annunciati dalla ABB di Terra Nuova Bracciolini, azienda che opera nel settore delle energie rinnovabili, confermati infatti 35 esuberi su 547 addetti e l'avvio della procedura di mobilità. Noi non siamo d'accordo e vogliamo chiarezza sul nostro futuro. Per questo le organizzazioni sindacali hanno indetto per oggi 4 ore di sciopero e circa 200 lavoratori sono scesi in piazza per un corteo di protesta. Continueremo con forza a respingere quelle sono, diciamo, le cause che hanno generato questo esubero strutturale, cercando di spostarle su un impegno da parte dell'azienda a recuperare gli spazi di mercato e volumi in modo da rendere non più strutturale l'esubero dei 35 lavoratori. Non può essere che un'azienda alla chiusura di un'attività negativa dell'anno risolve licenziando le persone. La carovana infine ha raggiunto il Palazzo Comunale di Terra Nuova, dove i lavoratori e i rappresentanti sindacali si sono confrontati con il sindaco che lo scorso lunedì in regione ha incontrato l'azienda. Ci ha ribadito che ha investito 35 milioni di euro in attrezzature e progetti nell'anno corrente e ha intenzione di fare più o meno altrettanto nell'anno 21. Dall'altro lato invece abbiamo ricevuto un sostanziale diniego per quanto concerne invece gli ammortizzatori, il ricorso agli ammortizzatori sociali e quindi l'interruzione della procedura di mobilità che porta sostanzialmente a 35 esuberi, però l'azienda ha detto che manterrà aperto il confronto in tal senso con le organizzazioni sindacali.